Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale. Vi parlo della mia ultima lettura, Attenti al gorilla di Sandrone Dazieri. È un giallo, giallo Mondadori in questa versione, poi ci sono state altre edizioni, in questa versione addirittura il prezzo è di 5.900 lire e l'ho trovato nel gabbiotto di scambio a Terni, nel parco chiamato La Passeggiata, che vi invito chi è ternano umbro a farci un salto perché si trovano delle chicche. Io ho trovato il Mare Oscuro di Berto, la Baia di Mykiner, l'Alleanza di Mykiner, ho trovato anche questo, insomma ho portato anche altri libri. È il primo giallo della serie che ha per protagonista il gorilla, il bodyguard, chiamato appunto come il nome dell'autore Sandrone Dazieri. E dal secondo terzo di questa serie, che ne sono sei libri, perché Sandrone Dazieri è uno scrittore che nato nel 64 a Cremona, ha fatto molti lavori, ha frequentato centri sociali, è diventato sceneggiatore, scrittore, partecipando anche a serie di rilievo dal punto di vista della televisione, e poi ha fatto moltissime cose. E ha creato questa serie che è protagonista quest'uomo, il gorilla, che ha come lui il nome Sandrone Dazieri, che di fatto, ex bodyguard o bodyguard di sicurezza, ha una doppia personalità, che lui chiama il socio, che prende il sopravvento e vive parte della sua vita quando lui, diciamo, è come se si addormentasse, ma in realtà non dorme perché l'altra parte della vita la vive questo suo mezzo. E in questo romanzo, negli interludi, c'è il racconto dell'inizio di questa sua, di fatto, schizofrenia, si potrebbe dire, o disturbo psichiatrico del protagonista, che viene ingaggiato per fare da sicurezza a una festa di ricchi signori, lavoro trovato dalla sua compagna particolare, che ha un ruolo di avvocato e che gli trova a volte anche dei clienti. Lì però succede l'inverosimile, cioè la figlia dei proprietari viene uccisa e viene ingabbiato, arrestato schizzo, un pancabestia, siamo nella Milano degli anni 90, libro del 99, mi pare questa edizione, non so di quando è, ma il libro deve essere 1999, quindi a cavallo degli anni 2000. Il periodo di pancabestia della Milano da bere, che mi ricorda anche sempre un po', devo essere sincero, nelle atmosfere, anche in parte il personaggio, però per alcuni aspetti, come nella Milano, però anche di un'altra annata, però mi ha ricordato Pinkez e Lazzaro Santandrea, in parte. Poi per il resto c'è altro di diverso, però quell'atmosfera si può dire che c'è. La scrittura mi ha ricordato anche molto Marlowe, con Philip Marlowe, il, per così dire, detective del lungo addio, di molti altri romanzi di Chandler. Quindi un po' hard-boiled, un po' strafottente alla Fred Buscaglione, un po' un personaggio alla Califano, un po' alla Lazzaro Santandrea, però alla sua originalità, il gorilla di Sandrone Dazieri. Un uomo che si batte per difendere questa persona che lui ritiene incarcerata in modo non giusto, questo schizzo, questo pancabestia, frequenta Leon Cavallo, un centro sociale che però ha realmente frequentato Sandrone Dazieri, quindi magari sicuramente c'è fantasia, ma il fatto che il protagonista si chiami come lui e che abbia frequentato i centri sociali, che poi vi viene distaccato, vi è comunque una frammistione, una mistione tra, una commissione tra quello che è la realtà e poi la fantasia, che è l'opera appunto di uno scrittore. È un giallo, non solo questo, piacevole. L'inizio, diceva lo scrittore su Twitter, grazie all'hashtag Cosa leggo nel weekend di Arturo De Luca, ho postato questa come mia lettura del weekend, poi si è protratta per una settimana, un libro di 220 pagine, che però si legge bene, veramente è un libro piacevole, tra l'altro è meravigliosa questa edizione. Tra l'altro c'è anche questa copertina particolare, vedete. È un'edizione che ha dei refusi, ma io ho trovato preziosa, sì, ho trovato dei refusi, ma nulla di particolare. È uno dei primi libri della serie, magari la trama non è molto articolata, anche se a un certo punto la si sviluppa, forse magari sarebbe stato più carino diluirla in più pagine, più che un riassunto in poche pagine della risoluzione del caso, però ci sono tutti gli elementi del giallo vero e proprio. Una lettura piacevole, una Milano bene, che si confronta con Leon Cavallini dei centri sociali. E la polizia vista a volte anche come un nemico o con personaggi discutibili che potrebbero esserci, e
ci sono, come in ogni istituzione, aspetto dalla società. Il personaggio forte di questo gorilla, il suo doppio, il socio, gli amici, la sua amica vicina di casa, molti personaggi, la vittima Alice, questa ragazza che viene uccisa, e non solo loro, c'è la Milano come sfondo, i Pancabestia, il Leoncavallo, la ricchezza, i bodyguard, come sicurezza il gorilla. Di questo è stato fatto un film, come dicevo prima, con Claudio Bisio e Stefania Rocca, che mi ricordo non mi piacque, però è un peccato perché se sono usciti 6 libri di questo sarebbe interessante andare a costruire una serie TV, magari ora che si porta tanto, invece magari dei film sul gorilla di Sandrone D'Azeri. E che dirvi, è un libro che mi è piaciuto molto per le atmosfere e il personaggio, la storia ci sta. Leggerò sicuramente altro di Sandrone D'Azeri, di cui ho letto già un altro libro, e però di questa serie di Golina mi interessava particolarmente, anche se ha fatto anche altre serie con altri protagonisti. A tutti un saluto, buone letture, attenti al Gorilla di Sandrone D'Azeri, recuperatelo, fatemi sapere, commentatelo magari nel box qui sotto, iscrivetevi al canale, mettete un like allo stesso, a tutti un saluto, ciao!